Alle mie spalle un nutrito ed esperto gruppo di forgiatori che arrivano dal Belgio. Stanno lavorando ad alcuni oggetti in ferro battuto che poi verranno lasciati in dono proprio qui a Stia per un giardino dedicato ai bambini. Al via dunque nell'Alto Casentino a Stia la 24esima Biennale d'Arte Fabbrile. Una biennale che, come ha detto lei, resiste un po' anche al Covid. Sì, assolutamente, questo è stato il grande impegno di quest'anno, decidere comunque di fare lo stesso la manifestazione pur con tutte le difficoltà connesse alle norme Covid. È stata una grande sfida che la Biennale insieme al Comune hanno assunto e che devo dire oggi abbiamo vinto ed è una grandissima soddisfazione. Abbiamo fatto un check per il controllo dei Green Pass, ai Green Pass vengono apposti i braccialetti che semplificano così il controllo nelle altre zone che sono contingentate per legge. Gli espositori arrivano principalmente dall'Unione Europea, altri hanno cercato di arrivare da più lontano ma hanno dovuto poi rinunciare per la difficoltà delle normative, però è riuscito ad arrivare un fabbro giapponese a cui siamo grati e che è molto felice di essere qui da noi. 4 giorni fino al 5 settembre in cui i fabbri si sfideranno anche nel 10° campionato del mondo di forgiatura. Stiamo creando fiori, uccellini, funghi, farfalle, tutte creazioni che sono per un giardino. E la novità di quest'anno è il percorso espositivo all'ex lanificio, spazio vuoto incubatore di idee. Ad accompagnare i visitatori in questo primo giorno di mostra, un moderno Dante Alighieri. Tanto ch'io vidi per un pertugio tondo delle cose belle, quivi uscimmo a rivedere le stelle.